sono balle, perché il Tuel non è stato inventato nel corso del tempo da qualcuno che nottetempo l'ha steso nel Consiglio Comunale di Terni o se l'ha inventato nel Consiglio Comunale di Terni. Sta lì da un po' di anni e vale da Vipiteno fino a Siracusa e vale per tutti. Berlusconi, che viene citato non a proposito più volte, non si candidava per fare il sindaco di Milano e avere in concessione lo stadio, si è candidato per fare il presidente del Consiglio. Non è passato per Milano, poi per la regione Lombardia e poi per il Parlamento. Il sindaco ha intenzione, così ha dichiarato pubblicamente, di passare attraverso Terni, poi attraverso la regione per andare a Roma a fare il presidente del Consiglio. Ecco, augurando i massimi successi a tutti, la verità sono quelle scritte nelle norme di questo paese. Quindi non c'è stata un'azione della precedente giunta o della destra ternana, secondo lei, in questo senso? No, semplicemente no. Il regolamento comunale, che peraltro fu editato nella versione attuale, anche se recentemente è stato un po' aggiustato, fu editato nella consiliatura 2014-2018, quella dove c'era Franco Todini monogruppo, Cecconi Marco monogruppo, Enrico Melasecche monogruppo, c'erano le minoranze e c'era la maggioranza a trazione PD. In quella sede fu steso il nuovo regolamento del Consiglio Comunale. Alcune piccole implementazioni sono state fatte nel corso del tempo, ma le norme di questo paese dicono che i regolamenti comunali, per esempio, se ci sono e ci sono, sono sottostanti a qualunque norma di questo paese. Ovviamente norme che valgono per tutti, sempre da Vipiteno fino a Siracusa. D'altro canto è anche vero che, parlando di Ternana e di potenziale conflitto di interessi, nel corso degli ultimi tempi sulla Ternana stessa sono state dette un sacco di cose. A parte che auspichiamo che la Ternana continui a giocare a Terni, perché qualcuno ha immaginato di portarla a giocare non so dove, ma c'è un tema sulla Ternana, sulla società ternana, ne sono state dette di ogni. È stato detto che si vendeva, è stato detto che si vendeva per quota parte, si è parlato di azionariato popolare, si è parlato di tutto, compresa la lettera fatta firmare a Lucarelli per l'ipotetica promozione in Serie A. I risultati del campionato di calcio sono quelli che sono. Speriamo che per la città di Terni non siano gli stessi risultati.